Commissariato per la difesa e la politica estera, credo che la nomina di Federica Mogherini, una donna di poco più di 40 anni che era ministro, sia il segno anche di come abbiamo interpretato e stiamo interpretando il rinnovamento di una classe dirigente autorevole e adeguata, ma che sa anche portare persone e facce nuove alla guida di importantissime istituzioni europee. Sono stato in Europa perché, a differenza di qualcuno che mi ha detto ma non è che perdo la giornata di campagna elettorale, invece non solo in Europa, ma siamo già andati a delineare le linee e le strategie, perché se diventerò presidente nei prossimi 6 anni l'Emilia Romagna ha già presentato un pacchetto di proposte per portare a casa 2,5 miliardi di fondi europei tra finanziamento diretto e cofinanziamento. E gran parte di quei fondi servono per cose, tra virgolette, che alla voce lavoro potranno destinare la possibilità di tornare a crescere e creare nuova occupazione. È evidente che abbiamo bisogno di un governo che ce la faccia, e noi ovviamente siamo impegnati a dare una mano al governo Renzi, perché il Paese